Bormio ce l'ha fatta, dunque la Coppa è tornata. Sì, gli uomini hanno lavorato in maniera incredibile e poi come al solito il nostro sponsor principale, il nostro Gesù Bambino, che di solito ci mette sempre la parola giusta al momento giusto. Però oggi Bormio si presenta con il vestito della festa. Sì, veramente, è un rientro in grande stile. E devo dire che grazie a Santa Caterina oggi siamo qua, perché effettivamente questa uscita di Bormio per questi 2-3 anni non sarebbe stata possibile. Poi il rientro, se non ci fosse stato chi ci avrebbe garantito, diciamo, di poter sempre avere la gara in Alta Valle. Due piste straordinarie, la Stelvio è meravigliosa e per cui ce la mettiamo tutta per dare il massimo. Due numeri sulle persone coinvolte, sul tracciato e per l'organizzazione. Ma questa notte ha lavorato circa 200 persone tutta la notte, lisciatori, sono veramente bravi, gli ciclapi, i ragazzi, i volontari. Veramente un grazie a tutti, alla società, agli impianti, siamo molto contenti. Sindaco, Bormio è tornata sotto i riflettori. Esatto, siamo ritornati agli onori della gloria, penso meritatamente, anche perché la pista Stelvio è riconosciuta come essere una delle migliori discese libere del circuito. Noi siamo molto soddisfatti, speriamo di continuare così. L'Alta Valle sempre sotto i riflettori, prima Santa Caterina, ora Bormio. Ma è un successo della Valtellina intera questo. Io credo che un evento di questa portata non può che far altro che migliorare la nostra immagine a livello mondiale. Il rientro di Bormio sta andando benissimo, grazie anche allo straordinario lavoro che hanno fatto gli uomini in pista questa notte. Hanno lavorato tutta notte per non mancare ad oggi un appuntamento davvero importante per l'intera Valtellina.